questo mi piace in particolar modo. Il professor Bruno Mancini dirà sempre a lui inaspettatamente all'amore. Cosa si aspetta in questa vita? L'amore, l'amore, ma non l'amore, l'amore per la vita, l'amore per ogni cosa. Io ho 10 gattini e 2 cani splendidi che amo in un modo proprio incredibile. Adesso dicono, quando praticamente io sono nato con i cani e i gatti, perché devono dormire insieme. I gatti in special modo hanno un'energia incredibile, perché sono proprio degli animali esoterici. I faraoni addirittura li mettono a guardia delle loro tombe. C'hanno un modo incredibile di riconvertire le energie. Cioè le energie negative, i gatti le prendono e le trasformano. E io credo che questa sia una veramente delle cose più belle che la natura ci ha dato. Questi animali incredibili, il gatto, tutti gli animali sono scomparsi, sono allontanati, ma il gatto è sempre individuale, riesce a stare insieme, a essere padrone del territorio e riesce proprio a capire il padrone. Al mattino, se avete un gatto in casa, logicamente deve essere un gatto sterilizzato, i gatti che stanno fuori sono così particolari. Viene vicino, ti guarda con quegli occhioni e poi i baffi che si allungano, ti guarda. Un giorno l'ho messo davanti allo specchio, a lui e io ci siamo guardati. Guardato allo specchio, guardato a me. Ho detto, ma guarda sto stronzo, lui ha già capito il mio stato d'animo, che cosa grande c'hanno i gatti. Le stesse fusa sono delle compensazioni di energia, quello c'hanno proprio, è come se fosse un pneumatico di questa energia, però proprio c'hanno un qualcosa di incredibile di convertire le energie negative in energia positiva. Questa poesia si chiama Inaspettatamente l'amore, perché noi sì, siamo, ci siamo tutti i giorni, perché molte persone hanno detto chi nasce non può nascondersi, questo è, a volte è un dramma. Proprio ieri in televisione due persone veramente credo che non abbiano problemi, perché uno era un dottore, la moglie era un insegnante, cioè non possiamo capire, perché proprio il cervello degli esseri umani è un velo di cipolla. A volte queste zingarate che facciamo noi serve a riconvertirci, perché veramente la vita a volte è un po' pesantuccia. Ora bisogna prendere per culo, scusatemi la parola, proprio in giro, io volevo dire per culo la vita. È così, chi ha visto il film Amici miei, nell'ultima parte, quando lui, il prete, lo va a confessare, lui fa ancora la supercazzola, perché vuole prendere in giro la vita, perché così si nasce per chiudere il cerchio, è così. E allora quando abbiamo questi momenti tristi, perché la vita c'è tutti i giorni, tutti i giorni quando uno si scende alla noce, mamma mia, chissà che mi succede oggi, ma... Questa poesia è bellissima perché si chiama Inaspettatamente l'amore. Quando tutto crede che sia finito, è un momento negativo, all'improvviso viene l'arco balena, l'altra ieri ha visto io. Allora, avvolto dalla mano della guerra, questa è l'anno scorso, la poesia, proprio il tema era pace, amore, unione, e molte di queste iniziano con la guerra, però dopo finiscono con un bagliore. Serva del potere, spinto dalla sete di vendetta e giustizia. Quando questo pianeta ferito geme e sanguina separando mani, volti e sguardi, sempre più indifferenti gli uni agli altri. Quando si è sul punto di non farcela, quando l'orizzonte si oscura, il cielo sembra frantumarsi come cristallo, precipitando a terra in mille schegge di follia. D'improvviso l'arcobaleno a segnare una via per risalire è l'arcobaleno dell'amore, che inaspettato in qualsiasi stagione della vita ci trasforma cuori, animi, pensieri, unendo le diversità, accorciando le distanze tra i popoli e le nazioni per accogliere l'altro che ci viene incontro dal fondo di una strada sconosciuta da percorrere insieme. Com'è bella questa, eh? Improvviso l'arcobaleno, perché la vita è così, la vita è segnata. Io lo chiamo il dottor Destino, perché il dottor Destino ha una clessidra. Quando uno nasce, piglia questa clessidra, gliela dà e la gira sotto sopra.
Però quello stronzo del dottor Destino, la clessidra, lui sa tutto quello che c'è dentro, ce la dà opaca, noi non possiamo guardare dentro, però il nostro rivolo, il nostro destino, la nostra vita è già segnata. Io devo fare una dedica a questo gigante. Come ti chiami? Antonio! Chi si chiama? Il nonno, lo zio, babbo? Il nonno! Ah, ti facciamo una bellissima dedica. Tu le leggi le poesie? Ti piacciono? Queste sono poesie un poco... possono essere un poco, come si dice, pesanti, ma non è vero, guarda. Vedi, per esempio c'è una piccola, l'amicizia. L'amicizia è uno sguardo senza parole, un'allegra rimpatriata, un tuffo tra la folla. Parlare sentendosi dire si paz, ecco me lo sento dire spesso, si paz. Una foto con l'autoscatto e un cavallo bianco che corre sulla spiaggia. Dove sta il tuo cavallo? Ieri facciamo una bellissima dedica, eh? Antonio, Antonio. Dopo sentiamo Valentina che suona la fisarmonica, eh? E il professor Maggi ci farà un bel ritratto in piazza. Hai portato i pennelli, tela? Non hai portato niente! Ma sai che quel tuo grande, quella tela che mi hai regalato, l'abbiamo messo lì per i giorni della cultura, è stato bellissimo lì. Stava lì, se vai su internet li vedi tutti quanti, eh? Facciamo una dedica a questo splendido bambino. Ti facciamo leggere anche una poesia? Vediamo se ci legge una poesia. Sei abbastanza sveglio. Sì. Proviamo una poesia per far leggere. Trovi uno sponsor che vuole comprare un po' di copie di queste cose. Noi gli diamo un po' di pitture, vai. Se non ci diamo ancora tanti auguri e tante belle cose. Allora pittura anche lei? No, io sono uno scrittore, io sono Bruno Mancini, mi trova qui dentro. Mi trova lì dentro.
questo qui, guarda. Bruno Mancini. Ah, sei te. Sono io. Ecco dentro. Poi... Sì, come no? Ora facciamo per televisione. Andiamo per Teleischia, vieni? Te l'ha regalato lui, Maggi. Maggi, voglio sapere quanto costa, ho detto che gli stai regalando tu. La vita nonostante l'età, ma io ho detto quanto costa, che gli stai regalando tu. Ti vuoi congedare? Scusa, mio Valentino, voglio sentire due parole. No, no, aspetta, vieni qua. Voglio sentire due parole da te, Ischia, come l'hai vista, come pensi che cosa sia? Noi abbiamo la circolazione. Grazie di nuovo. Vai a vedere su internet. Già dato. Ed il record mondiale di forze di governo. Qualcosa in questi giorni. Vogliamo un ricordo tuo, qui, con le tue emozioni, figlio del suo Ischia. Vai su internet la casa dei popoli e vedi tutti uguali, c'è anche il tuo. Molto bello, sì. Quando parti tu? E ti faccio mettere anche, una dedica, vai. Questo nostro organizzatore che è bravo. Ah, noi compriamo il vino. A Ischia è la prima volta che vieni. Se vuoi... La prendo, Maggi, compriamo una bella bottiglia di vino e la beviamo. Perché? Ascoltami. Quest'anno saremo di nuovo. Se ha bisogno di informazioni di qualcosa, date il nostro numero. Lui dai a voi. Tu dai. No. Devo creare.
стало, эти батары, как он разорил иману. Манка ультимо, анен, телополья, киоши мэнза, пэлэйки зидэпэта, да пьянти, и ну тиришка пьяна, и кимпани. Айканти, дим сирены, dei sogni che ancora